Buongiorno a tutti, vi saluto da Chiusaforte, caserma Aldo Bortolussi, brigata alpina Iulia. Non è stato facile con la neve arrivare qui, però dopo oltre 200 km sono riuscito ad arrivare. E se non mi ammazzerò nel ghiaccio, proverò a vedere se c'è qualcosa di visitabile all'interno, che fino ad ora ho trovato purtroppo tutto chiuso, anche se sono entrato attraverso la rete perché manca in parecchi posti. È una caserma molto piccola, come potete vedere, in un luogo di confine, e non è neanche facile camminare sopra un metro di neve per vedere cosa c'è. Eccoci qua, noi entriamo dove troviamo aperto, ovviamente. La caserma è in ottimo stato, infatti molte stanze sono chiuse, ma altre sono aperte. Adesso proveremo a continuare il nostro percorso senza ammazzarci. È veramente una rottura di ossa del collo. Come potete vedere qui la rete di recinzione non c'è più, purtroppo, anche se non so se siano stati onestamente i vandali, perché non ha senso tirare giù 100 metri di rete quando basta tirare giù qualche metro per entrare. Comunque proviamo a entrare anche negli altri edifici, almeno quelli che troviamo aperti. Allora, questo edificio è stato scassinato, purtroppo. Questo edificio è stato scassinato. Non so neanche se metterò il video in rete, perché mi rompe entrare in un posto che è stato scassinato. Si potrebbe pensare che sia stato io, ma io non c'entro nulla. Anche perché con me non ho nessun oggetto che possa permettermi di scassinare una porta. Ho giusto un telefono, un gimbal, una pila e eventualmente una macchina fotografica come backup se il telefono si scarica. Comunque noi continuiamo il video e dopo deciderò il da farsi, perché, ripeto, non è una cosa bella entrare dove è stato scassinato, anche se, ripeto, io non c'entro nulla. Io non c'entro nulla e lo ribadisco. Comunque è una caserma che non ha nulla di interessante al suo interno. È stata tenuta bene, probabilmente restaurata, ma non c'è nulla da vedere. Non c'è proprio nulla da vedere. Non c'è nulla da vedere. Ripeto, non mi aspettavo di trovare le porte scassinate. E io adesso starò anche attento quando esco, perché non voglio essere accusato di essere il colpevole. Anche perché io accendo la fotocamera appena entro, non faccio un giro prima di entrarvi, quindi quello che
che avete visto è tutto quello che ho fatto. Ripeto, purtroppo dei vandali sono entrati in questa caserma e quindi rifletterò più avanti se mettere il video oppure no. Perché purtroppo è stato fatto quello che non andrebbe mai fatto. Eccomi qui, sono fuori. Questa, giusto per vostra informazione, era una caserma della finanza, chiusa anche questa. Vi saluto.